andiamo avanti con una pellicola che mi riporta quasi a un Watson Movie, perché parliamo di Please Baby Please di Amanda Kramer, sceneggiatore di Amanda Kramer e Boyle David Taylor, direttore della fotografia Patrick Maid Jones, musiche di Giulio Carmassi e Brian Scarry, cast Andrea Risenborough, non so, so che quest'anno era candidata agli Oscar, poi ve ne parlerò, Harry Melling, Demi Moore, Carl Glusman, Ryan Simpkins, Cole Escola, Jess Sinclair, Eliza Torres e molti altri, tra i quali appunto spicca più che altro Dana Ashbrook. Ora vi ricorderò chi è, se non vi ricordate chi è. Durata 95 minuti, quindi 1 ora e 35 minuti, distribuzione Mubi. Il film lo dà come uscito nel 2022, sì, negli US, però in Italia è arrivato su Mubi nel 2023. Io non sopporto anche questa cosa di Mubi che a volte ti mette le date di uscita che sono quelle di quando è uscito il film, che ok, però io aggiungerei sempre la nota distribuzione in Italia 2023, perché boh, è un pallino mio. Comunque, note di questo film. Amanda Kramer è una regista indipendente che ha fatto questo come terzo barra quarto film, perché nel 2022 ne ho visti usciti e distribuiti due. Quindi, prima quello, prima quell'altro, non ho trovato un'informazione che mi chiarisse questa cosa. Quindi questo è terzo barra quarto film. Nel cast inizialmente dovevano esserci Maya Hawke e Charlie Plummer, che però per motivi di schedule, a quanto pare, non hanno potuto unirsi al progetto, anche se io sospetto che secondo me Maya Hawke si sia tipo tirata indietro, motivi di schedule, ma io credo siano motivi di ho molto altro di meglio da fare. Ok, ho delle opportunità infinitamente migliori da cogliere, e poi arriveremo al perché. Harry Melling, se vi chiedete chi è Harry Melling, è il protagonista di The Pale Blue Eye, la regina degli scacchi, che fa un ruolo anche lì molto importante, e Macbeth, lo abbiamo visto anche in Macbeth, però The Pale Blue Eye faceva sostanzialmente Edgar Allan Poe. Carl Glusman invece lo abbiamo visto in The Watcher, che fa il ragazzo della protagonista, The Neon Demon, che fa il ragazzo della protagonista, Lux Eterna di Gaspar Noé, Animali Notturni, l'abbiamo visto qui e là. Carl Glusman è un tipetto interessante. La buona Andrea Risborough, credo sia Risborough, non mi sono ricordato di guardare il suo cognome, me ne pento tantissimo. Però comunque, lei quest'anno era candidata agli Oscar per il film To Leslie, era stato pompato tantissimo, si era parlato di come era arrivato alle nomination, eccetera, eccetera. Però ha recitato anche in Non lasciarmi, Birdman, Animali notturni, Mandy, ha recitato qui e là in un po' di film. È una di quelle attrici che è un po' in ascesa in diverse pellicole indie, è un po' più di primo piano, però cavalca sempre tra l'indie e il primo piano, e che è molto promettente, anzi molto brava. Dana Ashbrook è Bobby Briggs di Twin Peaks, e io quando ho letto il cast, ho letto gli attori, ho letto Dana Ashbrook, ho detto che cosa fa? Fa solo una particina, fa veramente una particina verso la fine del film a schermo per boh, 40 secondi, un minuto, una cosa del genere, però mi ha fatto piacere vederlo lì. Ora, di cosa parla questo film? Dopo aver assistito a un omicidio in un quartiere malfamato di Manhattan, una coppia diventa l'ossessione di una banda di criminali. Ma più la moglie subisce il fascino della violenza della gang e il marito di uno dei suoi membri, più la paura si trasforma in brivido e desiderio. Allora, questo film, magari se navigate Instagram, eccetera, eccetera, è pushato, diciamo così, da Mubi incessantemente a livello di guarda, Please Baby Please, Please Baby Please, grandi critiche di qua, a destra, a sinistra, grande, guardalo, per sfinimento ho detto lo guardo perché vai, mi serve un film 2023 nuovo, anche se sta settimana esce il mondo, però mi serve un film di questo tipo, andiamo a vederlo, sono curioso, guardiamo un po' di cinema indie e vediamo cosa fa, perché c'erano delle grandi critiche. Allora, veniamo a questo film. Vado tra pregi e difetti, vi introduco un po' i film, quindi i temi e cosa fa il film.
Inizialmente, quando parte il film, ti sembra una sorta di West Side Story post-Refn. Cioè, ti sembra che qualcuno sta in fissa con West Side Story, però sta in fissa anche con Pusher, The Neon Demon, e quindi fa un film così. Parte con questa banda criminale un po' alla Brillantina anni 50, Grease, che parte appunto in scena tipo West Side Story, si presenta così, però le luci sono tutte blu, rosso, cioè è proprio veramente una fotografia che vuole richiamare i neon alla Refn, che sono diventati tanto di moda. Tuttavia il film, anche se qui e là viene presentato come musical, di musical non ha niente. Cioè c'ha questi primi minuti musicali all'inizio, che è la musica, è loro che danzano e ballicchiano per entrare in scena, e poi c'ha forse un altro numero musicale con una canzone dei Guns N' Roses, dove c'è effettivamente un attore che canta, e poi se c'è un altro numero musicale, che è la Please Baby Please, la canzone è contestualizzata perché c'è una cantante che si esibisce, e poi basta sostanzialmente. Film è musical come Io sono un astronauta, cioè non è perché mi sono messo in testa un casco allora guido l'Apollo 13, è più o meno questa la discriminante. C'è un paio di canzoni, ma non lo è. Il film è una sorta di thriller noir con delle vibe più che altro da noir, a tema queer, diciamo così. Perché dico così? Perché se nel noir il mistero è l'omicidio, l'assassino, addentrarsi dentro, non lo so, la scomparsa di qualcuno, comunque c'è un mistero con qualcuno che indaga, qua il mistero sul quale si indaga, nonostante ci siano degli omicidi, in particolare l'omicidio all'inizio, cioè colpevole ben chiaro, perché loro sono lì che assistono a questa banda che pesta una coppia per strada per motivi zero, e quindi è ben chiaro. Il punto è l'affondare, loro due che affondano sempre di più per via di come incontrano questa banda, in delle loro ossessioni. Lei l'ossessione per la violenza, un certo tipo di sessualità quasi bondage, e una sorta di scoperta quasi di mascolinità latente, perché per la società l'idea di mascolinità è sempre legata alla violenza, dominazione, un certo tipo di cose. Lui invece scopre un po' il fatto di non identificarsi in quest'idea del maschio. Lui non è un tipo violento, non è un tipo che perde le staffe, non è un tipo che si fa dominare dagli ormoni. È palesemente attratto da un membro di questa gang, la testa ce l'ha lì. Quindi sostanzialmente è lui che ha un conflitto con quello che la società vuole come maschio e quello che lui si sente. Lui non si sente, non tanto uomo, non si sente l'uomo che la società vorrebbe che lui fosse. È quello, tant'è che c'è una scena, per quanto banale, però ben riuscita, dove lui si veste da uomo anni 50, quindi col cappello, la cravatta, con dei colori anche avulsi da quello che viene utilizzato a livello di color palette dal resto del film, che però inquadrano più quel tempo. E nel guardarsi allo specchio lui si sputa allo specchio, cioè a disgusto di quella cosa. Ci sono frasi come "What is a man?", che cos'è un uomo? Oppure act like a man, cioè agisci, comportati da uomo. E queste richieste che gli fa anche la moglie. È un'idea anche di... E sono perfetti gli anni 50, perché c'era prima di tutto quel rigetto molto forte di qualsiasi cosa non fosse mascolinità. Cioè, per essere maschio è lì un po' che il seme, che poi è diventato molto più tossico andando avanti, di cosa deve essere un uomo, di che tipo di personaggio deve essere, un certo tipo di mascolinità, il maschio alla Grease, no? Con la brillantina, i capelli, quel tipo di bullo, no? Che ripara la motocicletta, è sporco, oppure l'uomo un po' più risoluto in giacca e cravatta, un certo uomo da sogno americano che ha la famiglia con la donna a casa che ricopre il suo ruolo, e lui invece pensa a tutto. È proprio lì il seme di un certo tipo di società patriarcale, per certi versi, per quanto loro l'abbiano dipinta in modo fantastico poi con Happy Days e altre cose. Però ecco, è quello stilema da Grease, da Bulli e Pupe, tant'è che Brando, cioè tutti questi di questa gang sono dei proto Marlon Brando, cioè ricordano un po' quel tipo, come l'idea di macho è quella lì, con
La cosa divertente è che Brando era un po' queer, perché come dice anche David Lynch nella sua biografia, Brando si trasvestiva da donna con Harry Dean Stanton e facevano dei siparietti, e tanti a Hollywood dicevano che Brando fosse un po' omosessuale. C'erano queste cose che giravano su Brando, e quindi lui è perfetto stilema per questo messaggio che vuole mandare il film. E su queste cose è molto interessante, come è molto interessante il fatto che c'è un membro della gang di criminali che è palesemente una ragazza con attaccata i basettoni, e che si comporta in modo super mascolino, però questa cosa non esiste, cioè non passa per gli altri, è un uomo e basta, però noi lo guardiamo e sappiamo che non è così, per dire. Ed è una cosa super interessante come concept di base. Il problema è che, anzi no, prima di arrivare ai problemi, la parte interessante è che poi ha dei momenti di scrittura molto brillanti, cioè ci sono delle battute, dei pensieri, dei ragionamenti che sono davvero ben scritti. La fotografia è molto interessante in alcune scelte, sia a livello di produrre certe luci, sia a livello di inquadrare certe questioni, ma ci sono dei ma. L'idea di base appunto è molto forte, come l'idea di avere questa sorta di noir, perché a un certo punto è anche un po' velluto blu, cioè c'è quel tipo di voyeurismo di un protagonista che si getta alla scoperta di qualcosa. C'è la canzone centrale Please Baby Please, c'è una dark lady in una stanza eccetera eccetera che ha determinate fissazioni, ci sono dei ritmi un po' da un certo tipo di noir classico che vengono rievocati e messi in questa opera un po' più moderna, pop e queer, cioè è bello come vengono bilanciate il classico e l'idea del thriller queer, ok? Quindi ci sono tante cose interessanti che sono nel concept di base e in alcune potenzialità di scrittura che vengono mostrate. Ma il film ha dei grossi problemi. Prima di tutto che è palesemente povero. Cioè nel senso che i titoli di coda dureranno 2 minuti scarsi. Ci ha lavorato veramente pochissima gente. E questa cosa si riflette tantissimo nella messa in scena, perché in alcuni momenti ci sono delle location che sono posticcissime, ma proprio palesemente finte, e per quanto il lavoro di fotografia e di regia rimedi in alcune situazioni, molte altre volte non ce la fa, e molte altre volte è tutto posticcio ed è tutto teatrale, che è un modo per dire ok, non abbiamo budget, rendiamo tutto teatrale, così anche se sembra posticcio però diamo questa... Per questo tanti lo presentano come un musical, ma un musical non è, perché così puoi dire ma è un musical, anche se ci sono dei set finti fa parte dell'idea che è una sorta di musical in film, ma non è un pregio, è comunque un difetto, perché se guardate West Side Story di Spielberg non hai mai idea che quella roba lì sia finta, cioè è tutto perfettamente credibile, il film è sontuoso sotto ogni punto di vista tecnico e di messa in scena. Un musical ben fatto deve essere così, come Les Misérables, che non è un musical, è un'opera, però messa in cinema ed è sempre credibile, ok? Non hai mai sensazione di finto, di posticcio. Qua sì, la povertà si vede in molte situazioni di questo tipo, purtroppo si riflette in tante situazioni. E da lì mi dico, cavolo, piuttosto che girare 2 film l'anno, girane uno e investici tutto quello che ci puoi investire, perché magari ne avrebbe beneficiato. Ma l'altra cosa è che le scelte di regia, forse anche per coprire la povertà o forse per una questione di linguaggio, non sono cinematografiche. Cioè il film dall'inizio alla fine mi ha fatto dire ok, questo è il linguaggio di una pièce teatrale. Cioè sembra una pièce teatrale però ripresa, uno spettacolo già fatto a teatro, però ripreso in modo tale che tu non vedi la platea, il pubblico e il sipario, vedi solo i set inquadrati per bene e ti pare cinema. Però per come è portato avanti, a livello di ritmo, a livello di come gli attori si muovono, a livello di come incalzano le battute, a livello di come caricano certe battute, è teatrale. Cioè questo film, questo canovaccio portato a teatro è meraviglioso, messo in cinema no. Cioè messo in cinema andava fatta una traduzione perché fosse visivamente, a livello di linguaggio cinematografico. Anche perché a tanti momenti dicevo scrittura brillante nel senso che a livello di scrivere alcuni monologhi, tante idee eccetera eccetera, funziona. Sono un paio di monologhi che hanno in bocca degli attori che sono proprio belli. Dici bravo.
Anzi, bravi che l'avete scritto in sceneggiatura, avete scritto questa cosa, avete pensato quest'altra cosa, questo monologo funziona, l'attore risponde bene perché è un gran bel monologo, lui è investito e si vede che lui è bravo, eccetera, eccetera. Ok, ma non è cinematografico. A livello di linguaggio, ripeto, di ritmo, di come è portato a schermo, di come è messo in scena, non è cinematografico. È una cosa che palesemente appartiene più al teatro. Non è pensato per lo schermo. È enfatico, è molto scollato, è appunto molto scollato dal racconto filmico e soprattutto molte volte è conscio dello spettatore. Cioè, in alcuni momenti, anche se sono dei momenti sopra le righe che non sto a spoilerare perché sostanzialmente riguardano certe, tra virgolette, visioni, però gli attori guardano in macchina, o comunque c'è un attore che guarda in macchina. O comunque gli attori per come recitano sembrano quasi di recitare per un pubblico. E non funziona. Secondo me non funziona perché. Ed è tutto voluto, cioè non è che è fatto casualmente. Tutte queste scelte che sto descrivendo sono palesemente volute. Però, come dico sempre, il fatto che le siano scelte chiaramente volute, non sono sbagli accidentali, non significa che ne siano scelte riuscite. Cioè, io odio tantissimo quando. La critica dice, cerca questa cosa e quindi ok. No, la cerca, ma se la sua ricerca è sbagliata, cioè mi conduce in un luogo dove questa cosa non funziona, non va bene. Cioè c'è differenza tra Refn che sceglie di. Faccio un esempio, che non deve essere uno a uno con questo, però c'è differenza tra Refn che sceglie di dire, ok, la storia di Bronson la alterniamo in momenti in cui lui è su un palco di un teatro, ha la faccia dipinta in determinati modi e recita per un pubblico che sei tu che stai guardando perché rompe la quarta parete. Un conto è quello, però funziona per come è raccontato Bronson e per come è messo in scena tutto il resto del film e per un certo tipo di follia che il film descrive. Quello funziona, è una scelta che è intelligente, che ha un flow narrativo che non è scollato per niente a livello filmico e funziona, è giusta. In questo caso non funziona niente. Cioè, per me è tutto così posticcio, è tutto così teatrale, è tutto così da rivedere, anche a livello di scrittura di certe cose, che il film perde tantissimo. Il film perde proprio tanto. Perché non funziona mai come cinema. Proprio non funziona mai come cinema. E quindi per me tutta la potenza di certe idee viene a decadere. E il film alla fine, per quanto interessante in alcune cose, perde un sacco della sua poesia perché qua dovresti fare qualcosa di thriller noir che ha delle sfumature drammatiche, che parla anche di appunto temi queer, dovrebbe essere un po' più. Dovresti amare un po' di più questi personaggi, dovresti essere più. Se tu hai scelto di farmi una cosa pseudo noir thriller per investigare la loro sessualità e per farli scendere in questo mondo alternativo dove è tutto assurdo e sopra le righe, però me lo devi vendere come si deve. Cioè, io posso anche accettare che gli anni 50 qua non sono descritti per niente. Cioè, sono accennati in qualcosa. Perché il film vorrebbe essere anche una sorta di cosa provocatoria verso chi magari non accetta certe cose, vorrebbe un po' scardinare la società. Ma tu già non mi descrivi quella società. E però me lo accetto perché tu fin dall'inizio mi cali in un mondo altrove. E ok, va bene. Però se tu poi non mi ci metti neanche una provocazione che funzioni, qualcosa che mi sconvolga davvero, o qualcosa che sia davvero abbastanza potente a livello scenografico per farmi capire anche il tipo di ossessioni che amano i protagonisti, perché io credo che qua la paura sia stata di, se però vado troppo nella malattia, soprattutto magari per il personaggio femminile, e quando intendo malattia intendo magari spingere un po' anche cosa ama lei a livello di bondage, di rendere tutto molto ingenuo e molto da musical, quindi in modo tale da non scioccare più di tanto. Se io prendo questa scelta, mi tengo al sicuro dall'idea che posso dare di deviazione, perché il punto è quello, tu non devi dire che questa ricerca sessuale, questi gusti che hanno questi personaggi siano delle deviazioni, è normale, è la normalità. E quindi semplicemente mi fai passare per
sopra le righe il modo in cui ci arrivano, il mondo in cui ci arrivano, oltre al fatto che comunque ci sono dei personaggi che non sono del tutto positivi, alcuni sono negativi, alcuni sono... Però se mi vuoi raccontare un noir lo devi abbracciare fino all'inizio. Quindi qualcuno di un po' tossico e violento ci deve essere, cioè alcune cose ci devono essere. Se me le togli, me le depotenzi perché hai paura che certi messaggi vengano associati a qualcosa di sbagliato, allora non puoi essere provocatorio, allora non puoi scardinare. Infatti il film è, per me, può essere provocatorio solo se sei un super giga estremista, destrorso. Cioè se sei uno che già, non lo so, si scandalizza anche per i cartoni animati giapponesi, perché è un super conservatore, cioè uno che ancora oggi nel 2023 censurerebbe Ranma, allora magari ti provoca. Ma se sei una persona effettivamente connessa al presente e non sei un giga estremista, quel film qua non ha nulla di provocatorio. Ma non ha nulla neanche che possa smuovere qualcosa a livello emotivo nel pubblico per poterci si rivedere. Perché a un certo punto parla anche il protagonista maschile nella scoperta della sua sessualità, di temi che sono anche interessanti, che potrebbero attecchire a qualcuno, e secondo me sono molto deboli. Per quanto la scrittura di alcune cose, ripeto, sia molto brillante. Per me non funziona, cioè se guardi un Crash di Cronenberg, a livello di scoperte di certe cose a livello sessuale, di scoperte di certe, soprattutto parlando di pulsione sessuale di un certo tipo, è molto più interessante di questo film, che appunto secondo me non voleva deviare dal fatto e dire no, ma questi sono dei deviati, piuttosto che semplicemente sono delle persone normali che stanno scoprendo qualcos'altro. Però mi hai messo di mezzo noir, thriller, omicidio. Il fatto che loro due scoprono certe cose da un omicidio, cioè da due che vengono ammazzati e pestati arbitrariamente per strada, dal fatto che loro sostanzialmente si mettono in casa dei criminali, cioè sono tante cose che non tornano. Come ci sono dei confronti interessanti tra persone educate, persone non educate a livello culturale, che possono sembrare elite ma non sono elite, sono comunque tutti poveri, quindi guerra fra poveri su certe ideologie, ha delle cose interessanti, però non funzionano per come sono state fatte tante cose. Quindi questo Bye Baby Please, no scusate, Please Baby Please, forse prima ho detto un Bye Baby Please, Please Baby Please, scusate nel caso ho sbagliato il titolo prima, di Amanda Kramer, è un film che secondo me ci prova un po' troppo, ma non ci riesce davvero. È per me un'occasione un po' mancatina, doveva rifinire tante cose, soprattutto non cadere nel non cinema, perché questo tante volte non è cinematografico. Se volete lo trovate su Mubi e volete dargli una possibilità, magari avete un parere diametralmente opposto al mio, perché comunque ha delle cose che io ho trovato positive e interessanti, perché il film non è scevro da avere idee interessanti, come ho già spiegato in recensione, altrimenti fate un po' come volete, però su Mubi. Se avete Mubi, datemi un'occasione.